Benvenuti! Oggi è venerdì 19 luglio 2024. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.19. La luna sorge alle 19.09 e cala alle 3.14. È il giorno di Sant'Arsenio. Il nome Arsenio viene dal greco e vuol dire virile. Oggi, 19 luglio, in America si festeggia la giornata nazionale dedicata all'hot dog. Panino rappresentante la cultura culinaria di tutto il paese, ma le cui origini sono da cercare altrove, oltreoceano. Siamo in Germania, nel XIII secolo. Uno dei cibi più diffusi sono i Frankfurter, salsicce composte da carne di maiale e manzo, diffusesi poi nel 1700 a Vienna. Compie oggi 58 anni Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Da ragazzo è stato iscritto al Partito Comunista, quindi è diventato professore di storia all'Università La Sapienza. Per un decennio è stato deputato europeo con il PD e fino al 2021 ministro delle Finanze nel governo Conte. Auguri al 77enne Brian May, leggendario chitarrista dei Queen, band inglese da lui fondata nel 1970. È l'autore di alcuni dei brani più famosi del gruppo, come We Will Rock You e The Show Must Go On. Una curiosità, ha un dottorato di ricerca in astrofisica conseguito a Londra alla veneranda età di 60 anni. Buon compleanno anche al ballerino Enzo Paolo Turchi, che oggi festeggia 75 anni. In TV ha partecipato a Canzonissima, Fantastico, Domenica In e al Festival di Sanremo, ma è stata la trasmissione Drive-In a fargli conoscere Carmen Russo, poi diventata sua moglie. Tra i tanti allievi ha avuto anche Lorella Cuccarini. Una pagina nera nella storia della nostra nazione. È il 19 luglio del 1992 e sono passati solo 2 mesi dall'uccisione di Giovanni Falcone a Capaci. All'altezza del numero civico 21 di via D'Amelio a Palermo, dove vivono la sorella e la madre di Paolo Borsellino, alle 16.58 salta in aria una Fiat 126 con 90 kg di esplosivo telecomandato a distanza. Muoiono il giudice e 5 poliziotti della scorta. Unico sopravvissuto dell'attentato mafioso è l'agente Antonino Vullo, impegnato a parcheggiare una delle auto. Falcone e Borsellino rimarranno sempre nella nostra storia per aver combattuto duramente la mafia. Sapevate che esiste la lacanofobia, una paura irrazionale delle verdure? È vero, si può essere spaventati persino da un broccolo o da un carciofo. La parola stessa deriva dal greco e contiene il termine lakan, che significa appunto vegetale. Potreste persino usarla come scusa quando vostra madre vi dice «Ho preparato il minestrone per cena». Magari siete stanchi dopo un duro allenamento in palestra e preferireste divorare 500 grammi di pasta a ragù. In quel caso potreste rispondere «Mi dispiace mamma, ma ho la lacanofobia». Buongiorno ai 12, oggi finisce la settimana lavorativa e la buona notizia è che la Luna finalmente fa pace con Mercurio, quindi comunicazione e affetto tornano a viaggiare su una frequenza compatibile. Vediamo cosa succede nello zodiaco. Ariete, un trigono in mattinata ancora dalla Luna e soprattutto quello di Mercurio che vi aiutano finalmente a comunicare bene in amore. Dopo aver impiegato la settimana a sistemare delle faccende pratiche, adesso potete divertirvi dialogando con amici e soprattutto pensando di passare una serata in compagnia, anche se siete un po' stanchi. Toro, la giornata di oggi vi serve delle sorprese interessanti, proprio perché in serata la luna sarà in Capricorno, quindi un piacevole trigono, e torna di nuovo la suggestione passionale, affettiva e quella vostra provocazione molto sensuale. Gemelli, la luna oggi smette l'opposizione, quindi passa in Capricorno e sparisce un po' dai radar, ma soprattutto in mattinata, che in accordo col vostro Mercurio vi regala una certa positività e una certa
felicità dialettica. Fate una telefonata importante in mattinata. Cancro, giornata oggi che prevede una luna che entrerà in opposizione, quindi proprio la vostra luna sarà a 180 gradi in Capricorno. E beh, anche con una serie di faccende che riguardano Mercurio e Giove, dovreste decidere semplicemente cosa in un tiro alla fune è più vantaggioso: lasciare andare, perdere, oppure ostinarsi a tutti i costi a difendere. Meditate. Leone, la luna oggi in mattinata vi regala una ripresa del dialogo affettivo da sfruttare assolutamente, perché oggi sarete finalmente in grado di poter dialogare bene con il partner e con gli affetti. In serata invece, anche se siete stanchi, accettate un invito, uscite, anche perché si preparano delle belle notizie per voi, soprattutto in famiglia, dove sta per arrivare una gioia più o meno inaspettata. Vergine, una giornata oggi che dismette la quadratura della luna e fa passare la luna in trigono, quindi appoggio familiare, quindi finalmente delle risposte positive su tutta una serie di diatribe, accordi e disaccordi, ma sono soprattutto i sentimenti che tornano a bussare alla vostra porta e il weekend inizia all'insegna dell'amore. Bilancia, in mattinata la luna è ancora con voi per poi passare in quadratura e crearvi un po' qualche difficoltà emotiva, soprattutto in famiglia, da cui vi volete sentire ben capiti. Dovete chiarire e puntualizzare alcune vostre posizioni, onde evitare di fare come al solito le spese delle responsabilità di tutti. In amore, un bel incontro vorrebbe trasformarsi in qualcosa di più, ma dovrete creare lo spazio nella vostra vita. Scorpione, giornata oggi che vi fa ringraziare la luna, perché finalmente avete avuto delle risposte positive in termini professionali, lavorativi ed economici, quindi bene per questo. Ma poi passa in Capricorno, dandovi quindi modo di festeggiare, di uscire, di socializzare e soprattutto di parlare con gli amici. Dei nuovi incontri in serata saranno possibili per i single. Sagittario, luna che ancora in mattinata rimane con voi per poi passare in Capricorno e darvi una buona notizia in termini pratici e economici. E adesso finalmente potrete fare tutte le operazioni che desiderate per sentirvi di nuovo liberi. Capricorno, la luna oggi a metà giornata entrerà nei vostri gradi regalandovi una serata emotiva e piena di sentimento, quindi oggi sarete sorprendentemente passionali, soprattutto quando le stelle brilleranno nel cielo. Acquario, a proposito di stelle, la luna entra nella vostra dodicesima casa rendendovi un po' emotivi e nostalgici. Qualcuno di voi già pensa a come organizzare le vacanze, a tornare nei luoghi familiari o nei luoghi dello spirito. Per chi invece non ha questa lontananza da colmare, questa luna vi porterà comunque una buona attività onirica che vi farà riflettere molto su tutta una serie di sensazioni che avete avuto fino adesso, che troveranno conferma. Pesci, giornata oggi che prevede una mattinata un po' stancante, ma una seconda parte della giornata e una serata assolutamente brillante. Oggi è una serata socievole e sociale, potreste avere una cena mondana o con il partner condividere qualcosa di molto bello a livello sociale. Non voglio estigare la violenza, ma parleremo oggi di Byron Moreno. 22 anni fa si verificò una delle partite più scandalose nella storia del calcio. Durante la Coppa del Mondo del 2002, l'Italia affrontò la Corea del Sud, uno dei paesi ospitanti del torneo. La squadra italiana, guidata da Trapattoni, venne sconfitta dagli asiatici a causa della regola del Golden Goal. Tuttavia ci furono molti episodi arbitrali che sollevarono numerosi dubbi. Dall'espulsione inspiegabile di Totti ai due gol annullati all'Italia fino al rigore assegnato ai sudcoreani appena 4 minuti dopo l'inizio della partita. Successivamente Moreno fu arrestato all'aeroporto di New York. Vennero trovati in suo possesso 6 kg di eroina. Ma perché frequentare una scuola di inglese quando ci sono io a insegnarvelo? È probabile che vi sia capitato di sentire un'amica dire qualcosa e voi rispondere: ah sì, mi suona familiare. Beh, gli inglesi, come sempre, hanno il loro modo per esprimerlo. To ring a bell, che letteralmente significa suonare una campanella.
Quindi quando qualcosa vi sembra già sentito o non vi è nuovo, potete utilizzare questo modo di dire. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è Vladimir Mayakovsky. Suo padre, un guardaboschi, lo abbandona con la madre e le sorelle quando aveva soli 7 anni, lasciandolo crescere con la rabbia di chi si sente dimenticato. Mayakovsky decide di iscriversi all'Accademia di Pittura, Scultura e Architettura di Mosca e comincia a pubblicare la sua prima raccolta di poesie intitolata Ya, che a San Pietroburgo viene trasformata in un'opera teatrale. L'anno successivo si unisce al movimento artistico del Cubo Futurismo. Le sue azioni incontrano l'ostilità prima del regime zarista e successivamente della dittatura staliniana. Nel 1924, alla morte di Lenin, Mayakovsky scrive un poema in sua memoria. Ci salutiamo con la frase del giorno: non serve a niente una porta chiusa. La tristezza non può uscire e l'allegria non può entrare. Quindi apriamo le porte, le finestre, diamo il benvenuto a questa meravigliosa nuova giornata. Noi ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Ciao! Thank you.